Un caro saluto aeroportuale da Diego Fusaro, sono a Bergamo e sto per volare ad Alghero, voglio andare ad Alghero come diceva una canzone di qualche anno fa, e leggo che Taiwan non intende piegarsi. Taiwan ha annunciato che non cederà un centimetro del proprio territorio, questo ha detto il presidente di Taiwan. Che cosa sta accadendo a Taiwan? Do la mia interpretazione, io ho il sospetto profondamente radicato che la civiltà dell'hamburger stia da tempo provando a utilizzare Taiwan in funzione anticinese, come già ha utilizzato e sta utilizzando l'Ucraina del guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, in funzione antirussa. In particolare Taiwan è un punto esplosivo, potrebbe essere l'equivalente dell'Ucraina per la Cina in questo caso. In particolare non mi sorprenderei più di tanto se dovesse divampare qualche rivoluzione colorata in funzione anticinese. Del resto, come abbiamo già chiarito anche nel nostro libro Globalizzazione e come già Giovanni Arrighi aveva chiarito nel suo studio Il lungo XX secolo, il vero obiettivo polemico e bellico degli Stati Uniti d'America, a nostro giudizio, non è tanto la Russia, che è il bersaglio nell'immediato, ma sarà la Cina nei prossimi anni, da che la Cina è una potenza ormai autonoma e in grado di competere, anzi di superare la stessa civiltà del dollaro. Dunque Taiwan potrebbe essere in futuro, e a nostro giudizio sarà, il caso esplosivo che porterà forse al conflitto con la Cina.